Benvenuti a una nuova puntata di Dr. Penis. Siamo con Samuele. Sono passati 2 mesi dall'impianto. Vi ricorderete, Samuele era venuto qua prima di fare l'impianto, prima di cominciare questa avventura. 24 anni, paziente che era già venuto nel nostro centro. Avevamo risolto un problema di recurvato un penieno e di una cicatrice bruttissima a livello di circoncisione. Non aveva risolto il problema del deficit erettile e abbiamo deciso di fare l'impianto della protesi. A distanza di 60 giorni, io già lo vedo, mi sembra una persona diversa, una persona molto più spigliata, molto più serena. Però sta qui, vediamo che ci racconta. Che dici? Sì, sono passati 2 mesi e è tutta un'altra cosa. Finalmente ho risolto un problema. Non ci speravo più quasi, però sì, finalmente ho chiuso questo disgraziato capitolo della storia. Senti, dimmi una cosa, la protesi si vede? No, assolutamente. Non è praticamente invisibile, non si vede niente. L'intervento com'è stato? Tecnicamente tu eri, mi sembra che eri mezzo sveglio, hai sentito qualcosa, ma quanto è durato? Com'è stato il decorso? Racconta pure a chi vuole, a chi ha in mente di affrontare questo tipo di percorso, com'è l'iter terapeutico. L'intervento sarà durato 15 minuti, forse 20 al massimo, è stato rapido, meno dolore. Post-operatorio, beh, diciamo che la prima settimana un po' di rogne più che altro per il drenaggio, però dopo una settimana è stato un crescendo, è andato sempre meglio. Infatti già dopo 10-12 giorni già attivavo la protesi senza problemi. Senti, la sensibilità, il piacere, ci sono delle differenze rispetto a prima, con tutto che poi prima non avevi tutta questa erezione, e soprattutto esiste anche un'erezione tua spontanea, perché tanti pazienti, quello che mi chiedono, la prima cosa, soprattutto quelli giovani, dice: ma io dopo perderò di spontaneità, dovrò avere un'erezione solo meccanica attivando la protesi. Tu hai quelle sensazioni che avevi prima oppure è cambiato tutto? No, assolutamente, la sensibilità è uguale. E effettivamente neanche io credevo tanto a questa storia dell'erezione complementare, perché comunque impiantando la protesi. Però effettivamente il pene si gonfia quando c'è l'eccitazione, vabbè, poi il glande non ha problemi perché neanche prima li aveva. Effettivamente, infatti non ho perso neanche dimensioni. Beh, questa. No, Dimmi. Beh, non c'è stato nessun problema da quel punto di vista. quello che io dico sempre, operare un paziente che ha un problema vascolare, quindi non ha fibrosi, non ha una retrazione del pene, il pene è elastico, un paziente giovane è una cosa molto molto agevole per noi. È ovvio che bisogna avere una grande competenza perché operare uno di 24 anni o ce l'hai oppure lascia perdere e come abbiamo detto pure l'altra volta, ti fanno passare poi come se fossi un matto, uno psicopatico. Sei No, matto? non Già te sono l'ho chiesto matto. l'altra No, non volta? sono matto. No, bene. Va bene, questa è una cosa molto importante. Io cerco sempre di insistere perché tutti possono mettere una protesi al pene, pochi la sanno mettere bene e soprattutto pochi prendono la responsabilità di operare una persona giovane come Samuele, con la quale non si può assolutamente sbagliare. Samuele, dai un consiglio a un paziente di 24-30 anni come te che è andato a fare tutto quello che tu sai come percorso da un punto di vista di diagnostica, di terapia per il deficit erettile. Ma innanzitutto è mettersi in mano a gente seria, perché purtroppo in Italia la fuga venosa non esiste, però stranamente ce l'hai, quindi vabbè. E poi provare le pillole, se funzionano bene, se no affidarsi a gente seria e fare l'impianto, evitando anche di spendere soldi perché esami inutili come RICI, scanecoscopio, perché tanto. No, vabbè, gli esami vanno fatti per fare la diagnosi. È ovvio che poi procrastinare il percorso e dare l'indicazione è una cosa che stressa solamente il paziente. Cioè, se tu hai una diagnosi, una malattia e non rispondi con i farmaci, l'unica possibilità per risolvere il problema è la La protesi. protesi. Questo è. E ce lo dice lui, non lo dico io, perché sennò poi sembra che io devo assolutamente
tra virgolette, vendere questo prodotto. Non è così. La protesi è la cura per il deficit erettile. Quando non risponde ai farmaci, quando non risponde alle terapie, io ovviamente a Samuele non posso proporre una terapia iniettiva con le prostaglandine, non la propongo a un uomo di 60 anni, figuriamoci a uno di 24. Lo rifaresti? Sì, l'avrei già fatto anni prima, senza ombra di dubbio. Quindi sei contento? Sì, assolutamente. Bene. Beh, questo ci fa piacere, anche perché questo è quello che noi vogliamo, è il risultato che noi vogliamo, e ci piace tanto intervistare prima e dopo i pazienti, perché prima Samuele non parlava, io ho rivisto il video, ho rivisto quello che abbiamo fatto, stava lì, sembrava quasi imbambolato. Oggi l'ho visto, è arrivato, già ha fatto due o tre battute, spigliato, cioè ti vedo che sei, e sono solo due mesi, sì. Ti vedo che sei proprio, da un punto di vista emotivo, sociale, sei rinato, perché noi facciamo rinascere le persone, questa è la cosa che ci interessa, tutto il resto sono chiacchiere da bar. Va bene, invito tutti quanti a mandare le proprie domande all'email in sovraimpressione a questo indirizzo. Ringraziamo ancora Samuele, ovviamente ormai sei entrato di diritto nel club Antonini Urology. Grazie e ci vediamo alla prossima puntata di Dr. Penis.